Pala Gems di Roma, prima giornata del girone gold di Serie A Elite femminile. Si comincia a fare sul serio. La Lazio ospita le Lupe e sarà proprio la formazione padrona di casa a dare il via a questo match. Un cordiale ben ritrovati da parte di Matteo Santi in diretta sul canale YouTube, in diretta streaming sul canale YouTube di Calcio a 5 Live, che ringraziamo per la collaborazione nella gestione di questa diretta streaming. È la Lazio dunque a dare il via a questo primo match con Benvenuto e Pomposelli, e la palla che arriva in parallela da Catrambone, che scappa sulla destra, mette questa sfera in mezzo, la poggia a Benetti. Appena ci sarà un attimo di tregua andremo anche a leggere i quintetti scelti dalle due squadre. Nel frattempo Rebbe serve Benetti, che si trascina il pallone sul fondo. E dunque dicevamo, Lazio in campo con Vecchione, Benvenuto, Pomposelli, Aleandra Argento e Alessia Catrambone. Risponde invece la formazione di Mario Lovo con Salinetti, Maria Perez, Canaglia, il capitano, Benetti e Rebbe. Palla in avanti a cercare Catrambone, che non controlla, sfera che sfila sul fondo. Prima giornata di questo gold round, un girone caratterizzato da partite di solo andata, dunque gara già di per sé cruciale. Nel frattempo Rebbe serve Maria Perez, che va alla conclusione. Catrambone in seconda battuta spedisce in rimessa laterale. Sono passati 37 secondi dall'inizio dell'incontro, siamo sempre 0-0, ma le Lupe si fanno vedere in maniera pericolosa in avanti. Maria Perez alla rimessa laterale, la palla battuta all'indietro per Canaglia, sale in pressione su di lei Pomposelli, la sfera per Benetti che non controlla, palla che termina fuori. Nel frattempo ha preso una botta a Benetti, che rimane dolorante in mezzo al campo, si sincera con lei Serena Benvenuto. Lupe che arrivano a Roma per la prima volta dopo aver vinto, quantomeno chiuso al primo posto, il girone A della prima fase di campionato. Lazio che invece si è qualificata all'ultima giornata come quarta, avendo la meglio nella corsa con Locri e Olympus. Rimessa laterale affidata ad Arianna Pomposelli, Benvenuto, Pomposelli, palla sul destro di Pomposelli, respinta da Rebbe. Partita carica di significato e di emozioni, perché nelle Lupe militano appunto le due giocatrici spagnole, Rebbe e Maria Perez, che nelle passate stagioni fecero le fortune di una squadra e di una società come quella dell'Acquedotto, squadra dalle cui fondamenta è nata poi questa Lazio. Benvenuto, Catrambone, attaccata da Maria Perez, prova a far passare questa palla, si trascina il pallone fuori, la rimessa laterale è in favore delle Lupe quando abbiamo superato il primo minuto di gioco. Sempre 0-0, per esattezza 1 minuto e 3 secondi sul cronometro. Palla in mezzo alle linee per Benetti, che fa un velo cercando Rebbe ma non la trova. E allora Pomposelli, col pallone fra i piedi, si appoggia all'indietro dalla giocatrice argentina. La pressione di Rebbe, palla per Pomposelli che spezza il raddoppio, passa anche su Benetti. Poi sceglie di ricominciare facendo uscire il pallone su Alejandra Argento. Benvenuto. Parte palla al piede, il capitano della Lazio si appoggia su Alejandra Argento, che torna all'indietro da Pomposelli. Ora prende un po' di campo la Lazio dopo la partenza sprint delle Lupe. Benvenuto. Pomposelli col destro per Argento. Si fa vedere Catrambone, la palla per Pomposelli, troppo schiacciata addosso alla numero 2, che non riesce a calciare in maniera pulita. La sfera termina direttamente sul fondo e viene recuperata da Chiara Salinetti, anche lei, diciamo così, come Rebbe Maria Perez, un ex della partita per aver giocato qualche mese con la maglia biancoceleste di quello che era l'Acquedotto. Canaglia, Maria Perez Pereira, la palla recuperata da Catrambone che prova a girarsi, Catrambone conclude, ancora la spagnola che fa buona guardia, attaccata poi da Benvenuto, la palla in rimessa laterale. Benvenuto sul punto di battuta della rimessa laterale, si va a vedere Catrambone che calcia Salinetti, ci mette il piede. Benvenuto, non si capisce con Pomposelli. Entrata al campo anche Federica Iannucci al posto di Alessia Catrambone. Rebbe, col pallone fra i piedi, punta Iannucci, va da la numero 24 delle Lupe,
poi benvenuto Argento, viene chiusa e la rimessa laterale in favore proprio delle Lupe. Maria Perez, Canaglia, Pernazza, Rebbe direttamente verso la porta di Vecchioni a cercare forse il taglio di Canaglia. Il portiere della Lazio non al meglio delle condizioni fisiche, ha riportato un acciacco fisico dopo la trasferta in casa del Fasano, lì giocò solamente il primo tempo di quella partita, ha recuperato approfittando anche della sosta imposta dal calendario che ha permesso alle squadre di tirare un attimo il fiato dopo la chiusura del girone A e del girone B. Sembra aver recuperato Angela Vecchione quest'oggi regolarmente fra i pali della sua porta. Panchina come secondo portiere Arianna Tirelli, la giovane giocatrice del settore giovanile biancoceleste. Argento cerca in parallela Iannucci, un pallone imprendibile per la numero 14, rimessa laterale, anzi rimessa dal fondo in favore delle Lupe, affidata all'ex acquedotto e Prato Rinaldo. Chiara Salinetti, dormita della Lazio, la palla di Salinetti è per Pernazza che conclude e trova il vantaggio, la palla si insacca, Pernazza porta in vantaggio le Lupe al terzo minuto di gioco, 1-0, a segno la numero 24 Pernazza. Benvenuto, dunque al primo tiro in porta, sono passate in vantaggio le Lupe, appoggia all'indietro di Iannucci, Argento, benvenuto, prova a passare, non ci riesce, Maria Perez le strappa palla, poi parte, attenzione a Maria Perez, Maria Perez dentro per Rebbe, chiusa da raddoppio, c'è il fallo commesso poi dalla stessa Maria Perez Pereira ai danni di Aleandra Argento, punizione in favore della Lazio, se non vado errato primo fallo per le Lupe, che però sono in vantaggio 1-0 grazie al gol di Pernazza dopo 2 minuti e 40 di gioco. Dormita della difesa della Lazio e la conclusione al volo della numero 24 che ha tratto in inganno Vecchione, una conclusione sporca. Attenzione a Nalves che recupera questo pallone, va alla conclusione, la palla che sfira sul fondo, buon approccio alla gara da parte della giocatrice portoghese imbestialito in panchina Mario Lovo per questa leggerezza difensiva delle Lupe. Catrambone lotta in mezzo a campo, il pallone viene recuperato però da Turetta, allora Maria Perez che prova a sentare Analves, non ci riesce e ricomincia all'indietro da Pernazza, l'autrice del gol dell'1-0 trova Rebbe lungo la banda sinistra, Rebbe calcia, la palla si alza sopra la traversa senza che sia richiesto l'intervento di Angela Vecchione. Vecchione, Ana Alves, benvenuto in mezzo a due, spezza la doppia e parte, arresta la propria corsa, poi attaccata da Rebbe, le ruba palla la spagnola che punta Ana Alves, conclude, poi Catrambone, Ana Alves in mezzo alle linee, la palla per Maione, l'1-2 con Ana Alves che parte, alza la testa, mette sul secondo palo, Catrambone, superazione della Lazio che pareggia il quarto minuto con Alessia Catrambone, 1-1. Botta e risposta dunque fra Lazio e Lupe, al gol di Pernazza ha risposto Alessia Catrambone al quarto minuto, partita bella e vivace al Pala James, siamo 1-1. Ottima ripartenza della Lazio, splendido il duetto fra Analves e Catrambone che di rabbia e di foca è andata a chiudere sul secondo palo quel pallone per la rete del pareggio. Maione manda in parallela per Catrambone, Maria Perez fa buona guardia, la spagnola va dietro da Turetta che gira su Maria Elisabetta Pinto, poi Benvenuto in mezzo al campo, la palla arriva sui piedi di Analves, il movimento di Benvenuto, Analves preferisce ricominciare da Roberta Maione che ha po' di spazio, Analves, controllo impreciso della portoghese che si rifugia all'indietro da Vecchione, anzi no, una finta, poi cerca la palla per Catrambone e Lupe che recuperano palla con la loro pressione. 4 minuti e mezzo di partita, 1-1 al Pala James fra le Lupe e la Lazio. Turetta, Catrambone, c'è un gesto di stizza della numero 5 che aveva intercettato la linea di passaggio ma non è riuscita a controllare questo pallone,
rimessa laterale dunque in favore delle Lupe. Pinto lancia in avanti cercando Pernazza, il controllo difettoso, Benvenuto le rimonta da dietro, poi Pinto, Maria Perez Pereira, Salinetti calcia in avanti, la palla è preda di Angela Vecchione che va alla rimessa con le mani, lanciando lungo cercando Catrambone, mette giù splendidamente l'ex giocatrice dell'Olimpos, poi viene raddoppiata, termina a terra, c'è il fallo su Alessia Catrambone in collaborazione fra Turetta e Maria Perez. Punizione in favore della Lazio, andiamo a controllare, dovrebbe essere il secondo fallo, è così, commesso dalle Lupe, ancora a zero per quello che riguarda sanzioni disciplinari la Lazio. Punizione dunque affidata a Roberta Maione quando siamo nel quinto minuto di gioco. Posiziona la barriera Salinetti, parte Maione, vediamo la soluzione al numero 11, va da Pomposelli, lo scarico ancora per Maione, bella giocata della Lazio ma conclusione fra le braccia di Salinetti che va a lanciare lungo per Pinto, mette giù col petto Arianna Pomposelli che accende la moto e prova a partire, cerca un dribbling su Pinto, brava a sporcare la sfera e a recuperarla ma poi la riperde in mezzo a campo, Pomposelli ancora a duellare con Pinto, Maione decide di ragionare, porta a spasso il pallone in mezzo al campo, poi si appoggia da Federica Iannucci che fa uscire all'indietro da Pomposelli, vicino a sé da Saragnello, ancora da Pomposelli, gioca bene la Lazio, Pomposelli in parallela per Iannucci che si gira su Pernazza, non riesce a controllare la sfera, Salinetti la tiene in gioco, non devi dare il dubbio di un calcio d'angolo per un eventuale tocco di Pernazza. Perez, Turetta, Rebbe, attaccata da Saragnello, se ne va Rebbe, le si aggrappa addosso Saragnello, punizione in favore delle Lupe, primo fallo della Lazio e anche ammonita verbalmente Saragnello. Turetta scopre palla, va in parallela da Benetti a Nalves, buona guardia, chiude la numero 10 ex Breganza e Montesilvano in rimessa laterale proprio Benetti, tornata a casa alle Lupe questa stagione, la palla per Rebbe che punta Benvenuto, prova a saltarla, la palla però è uscita e rimessa laterale è in favore della Lazio quando si è quasi esaurito il quinto minuto di gioco. 1-1 al Pala Gems, la palla in parallela di Analves per Catrambone che non riesce a tenerla in gioco, la rimessa laterale in favore delle Lupe, dicevamo prima partita di questo Gold Round formato da gare di sola andata, la Lazio ne giocherà 3 in casa e 4 in trasferta. Nel frattempo occhio al lancio di Salinetti, messo giù da Pomposelli che anticipa Pinto. La Lazio giocherà 3 in casa e 4 fuori in virtù del fatto che ha chiuso al quarto posto il girone B. Sorte diversa invece per le Lupe che giocheranno 4 gare in casa. Palla bellissima per Pomposelli, Turetta in scivolata ad anticipare la giocatrice della nazionale azzurra, nel frattempo viene richiamata al cambio Ana Alves e fa il suo ingresso in campo, il debutto nel match di Cecilia Barca, la giovane classe 99. Pomposelli dietro, la palla che rimane lì dopo il tocco di Salinetti, subito un pericolo procurato da Cecilia Barca, dunque rotazioni profonde scelte da Chilelli in questa circostanza. Benvenuto cerca la palla per Barca, c'è la deviazione, arriva Turetta, la rimessa laterale è in favore della Lazio che rimane in proiezione offensiva. Benvenuto, Pomposelli. Un paio di finte, poi ricomincia all'indietro proprio da Barca, che alza la testa, va in parallela, Benetti le chiude fascia. Pomposelli, una finta su Pinto, passa Pomposelli, tiene il pallone in campo, gran giocata del numero 2 che poi va in parallela da Catrambone che ridà dentro il pallone proprio a Pomposelli, peccato non si chiude il triangolo, Catrambone però recupera palla, Benvenuto salta secco Rebbe, si appoggia con l'esterno da Cecilia Barca, in parallela ancora per Benvenuto, attaccata da Rebbe, la palla è terminata fuori, la rimessa laterale è in favore delle Lupe. Splendida azione poco fa di Arianna Pomposelli che ha danzato lungo l'out eludendo la marcatura di Pinto,
poi il triangolo che non si è chiuso con Catrambone, che ora si perde Turetta. Nel frattempo la palla è in parallela per Benetti, esce bene Vecchione anticipando proprio Benetti. Palla è rimessa laterale in favore delle Lupe. Benetti dietro da Pinto, il surplus del numero 9 che alza il pallone per Rebbe, che controlla al limite dell'area, prova a girarsi sul fondo, calcia. Si tratta di rimessa laterale in favore della Lazio. Benvenuto Pomposelli, la palla per Barca che manca di poco il controllo, peccato. Altri cambi in casa biancoceleste, torna in campo Maria Leandra Argento, mentre l'arbitro ha da dire qualcosa a Pinto, che non può uscire dal campo. Così gli ha detto, non siamo fuori dal campo. Si riprende dopo il fischio con la rimessa laterale in favore delle Lupe, affidata a Rebecca Ermida Montoro, giocatrice della nazionale spagnola, esplosa lo scorso anno con la maglia dell'Acquedotto e definitivamente consacratosi quest'anno con le Lupe, trascinando la formazione veneta alla vittoria del girone A della Serie A Elite. Nel frattempo Salinetti cerca proprio la numero 8, la palla che sfila fuori, impreciso stavolta, il portiere originario di Roma, ma che questa stagione è andata a giocare in Veneto. Argento in avanti per Iannucci che difende questa palla, prova a girarsi Iannucci, passa Iannucci! Grande azione della numero 14, l'ex Lanciano si è girata su Turetta, poi sull'uscita di Salinetti ha cercato il colpo sul secondo palo, la palla non era ben indirizzata verso lo specchio ed è sfilata dall'altra parte, addirittura in rimessa laterale effettuata da Rebbe, corto da Salinetti che alza la testa e va al lancio lungo svirgolando. Turetta si impegna, la palla termina in rimessa laterale affidata ad Arianna Pomposelli, dietro da Ana Alves che lancia lungo cercando la corsa di Argento, per un attimo sembrava potesse arrivarci al numero 24, così non è. 7:50 sul cronometro qui al Palagens, 1-1 il punteggio, il vantaggio di Pernazza, il pareggio momentaneo di Alessia Catrambone. Lancio di Salinetti a cercare Rebbe, Pomposelli bene di testa in anticipo, poi Turetta alza un altro campanile, ancora Pomposelli davanti a Rebbe, la rimessa laterale è in favore delle Lupe, campo anche per la numero 19 Giorgia Vaiente. Rebbe scodella questo pallone che termina la sua corsa direttamente dall'altra parte, nulla di fatto, sempre 1-1. Pomposelli calcia questo pallone in maniera precisa, recuperato da Rebbe, poi arriva Analves che sprinta, Analves si presenta in area di rigore, Analves calcia Salinetti in qualche modo, palla e calcio d'angolo, grande occasione per la Lazio, ottima la giocata di Analves, brava Salinetti, deviazione in calcio d'angolo, corner per le biancocelesti. Analves sul punto di battuta, scodella al limite per Pomposelli che si coordina e la palla fa la barba al palo, Lazio ancora vicino al gol. Benetti, pallone sporcato, Rebbe col tacco lo alza cercandolo, cercando una giocata difficile, la palla termina direttamente sul fondo. Vecchione lancia lungo cercando la corsa di Argento che mette giù col petto, fa buona guardia a Benetti, rimessa laterale per la Lazio che risale il campo con questo bello schema.
Argento alla battuta, arriva Maione col sinistro, buon tiro, ma la palla termina direttamente sul fondo. Salinetti lancia lungo, ancora Argento col petto, la palla direttamente però fuori. Turetta, Benetti cercherebbe, che non può controllare questo pallone, marcata uomo da Argento, pronta a fare il suo esordio nel match anche Michele Amuzzi, che cambia con Leandro Argento. Nel frattempo rilancio in avanti a cercare Iannucci e prende i Salinetti. Nel frattempo rilancio proprio di Salinetti, Maione a dare una mano a Muzzi, marcatura su Rebbe. Benetti, Vaiente, salta Maione, si trascina però la palla fuori e la rimessa laterale è in favore della Lazio. Maione, Catrambone, ancora Roberto Maione, Michele Muzzi, suolata all'indietro per Ana Alves, che va da Catrambone, si gira, prova a saltare Maria Perez, non ci riesce, allora Muzzi recupera palla. Maione, Ana Alves, cerca un pallone difficile, recuperato da Rebbe, che prova a sprintare, Ana Alves scivolata, Rebbe sul secondo palo per Vaiente, stavolta è imprecisa, si lamenta con se stessa la giocatrice spagnola. Palla che termina direttamente sul fondo, un rischio corso dalla Lazio in questa situazione. Catrambone attaccata a Maria Perez, non riesce a tenere il pallone in campo. Canaglia, scodella in avanti cercando Rebbe, mette giù benissimo questo pallone, prova a girarsi su Michele Muzzi, è costretta a ricominciare all'indietro da Vaiente. Maria Perez, le finte, Catrambone le strappa palle, riparte Catrambone, termina a terra il fallo di Maria Perez Pereira. 10 e 27 al termine del primo tempo, terzo fallo per le Lupe, uno commesso dalla Lazio. 1-1 il punteggio. L'abbiamo ricordato, le reti di Pernazza e Catrambone. Muzzi sul punto di battuta di questo calcio di punizione, va corto da Roberta Maione, gira orizzontalmente un pallone difficile e complicato per Ana Alves. Vaiente parte, termina a terra, stavolta il fallo è commesso da Roberta Maione, è il secondo della Lazio, la punizione in favore delle Lupe. Occhio alla punizione, parte Maria Perez, va a calciare Rebbe dopo la suolata, anzi non ci riesce, ma era quella l'intenzione, avevamo letto bene lo schema in questa situazione. Ovviamente dotata di un gran tiro la numero 8 di Casa Lupe, cercata ancora da Maria Perez, mette giù, arriva Muzzi a dare una mano a Benvenuto, Lazio che prova a ripartire, ancora Muzzi che lotta e poi l'ultima a toccare, la rimessa laterale è in favore delle Lupe. Rebbe che gioca da pivot, ovviamente il pericolo pubblico numero 1 in queste situazioni. Vaiente dentro proprio da Rebbe, Benvenuto prova a anticiparla, non ci riesce, termina a terra, si gira, Rebbe calcia e Vecchione risponde deviando il calcio d'angolo al primo squillo di tromba della numero 8 di Casa Lupe, la prima vera giocata da Rebbe, si è liberata col fisico di Benvenuto e poi ha calciato di potenza verso la porta, brava Vecchione. Occhio al corner, Maria Perez, Vaiente, Muzzi esce su di lei, la palla che rimane lì, Benvenuto, ripartenza della Lazio, prova a spingere il capitano della Lazio che poi resta la propria corsa e ricomincia da Ana Alves, un po' in difficoltà la Lazio, Ana Alves non può far altro che deviare la palla in rimessa laterale, ora la Lazio soffre un pochino. Canaglia, Maria Perez in buca ancora per Rebbe, Benvenuto di testa fa buona guardia, poi Ana Alves non si avvede dell'arrivo di Canaglia, allora Vaiente si gira su Catrambone, parte la numero 19, recupera la Lazio, 3 contro 2, Muzzi porta centralmente, la palla per Catrambone, Catrambone al limite dell'area di rigore, va alla conclusione di punta, la palla sull'esterno della rete, grande occasione per la Lazio, non sfruttata al dovere dal bomber Alessia Catrambone.
abbiamo superato la metà di questo bel primo tempo. Bella partita al Pala Gems. Valiente gira su Benetti, Vecchione, poi Muzzi, bella giocata, parte Muzzi, palla al piede, dall'altra parte Analves, ecco la servita, Analves si impegna, mette dentro, Maria Perez si rimonta, che bella partita qui al Pala Gems. Occasione da una parte e dall'altra, ripartenze da una parte le Lupe, dall'altra la Lazio, si rendono pericolose a ogni piasto spinto. Occhio alla rimessa laterale, Analves, Michela Muzzi ancora per Analves, mette dentro questo pallone, occhio alla ripartenza delle Lupe con Benetti in mezzo al campo per Vagliente, dietro da Maria Perez, che alza la testa, si appoggia a Canaglia, il capitano delle Lupe torna dalla numero 19, grande impatto nella partita della nativa di Tiene, classe 97, sta giocando un gran match. Maria Perez, Benetti punta Iannucci, rientra sul mancino, Iannucci c'è, fa buona guardia, all'ultimo tocco secondo l'arbitro è di Iannucci e la rimessa laterale in favore delle Lupe. Occhio a questa giocata, Benetti fuori da Maria Perez nel cerchio centrocampo di prima intenzione per Canaglia, che prova a girarsi su Analves, non ci riesce, la rimessa laterale conquistata dalla Lazio. Analves, Muzzi alza questo pallone in avanti per Iannucci che lo lascia sfilare, Iannucci si impegna, poi viene forse spinta, termina a terra, tutto regolare per gli arbitri. Salinetti blocca il pallone all'interno dell'area di rigore, Maria Perez, Benetti dietro da Maria Perez, in orizzontale da Valiente, ancora Maria Perez, Benetti c'entra in piano Iannucci, si rimane lì con le Lupe che conquistano una rimessa laterale. Occhio che è rientrata Pernazza, l'autrice del gol del momentaneo 1-0, pareggiato però dalla rete di Catrambone. Salinetti messa un po' in difficoltà dal pallone della compagna, lancia in avanti ma non ci sono maglie blu. Vecchione, Analves, Muzzi, Pernazza in pressione, in parallela Muzzi da Iannucci che si gira su Benetti che commette però fallo, troppo irruenta la numero 10 delle Lupe, quarto fallo della formazione ospite, punizione in favore della Lazio, 7:55 sul cronometro di questo primo tempo. Analves, Pomposelli, punta Canaglia, surplus di Pomposelli, Trotterella poi dietro da Analves, ancora per Pomposelli che deve sprintare su un pallone che però è irraggiungibile. Sfuma questa occasione offensiva per la Lazio che va a riposizionarsi in fase difensiva con le Lupe che gestiranno questo nuovo possesso. In panchina nel frattempo a rifiatarerebbe Salinetti, lancia lungo, non c'è nessuno e allora ancora Vecchione, regala palla formazione veneta, Vecchione lancia, frattempo in mezzo al campo cade a terra Maria Perez, tutto regolare, Salinetti corto da Turetta, in mezzo al campo per Maria Perez, Pernazza si fa vedere, ecco la servita, prova a partire, non salta Iannucci che non tocca neanche la palla, la rimessa laterale in favore della Lazio, Pomposelli, Catrambone, ancora Pomposelli, Michela Muzzi, Analves, la palla rimpallata, ancora Muzzi che lotta, termina a terra. Quinto fallo per le Lupe, 7:18 al termine di questo primo tempo e questa è una notizia sicuramente positiva per la Lazio. Le Lupe già salite al quinto fallo con ancora tanto tempo da giocare, 7:18 per la precisione, Lazio che ha commesso solamente due falli. Occhio a questa posizione molto centrale, quasi all'altezza del centrocampo, dunque quasi 20 metri di distanza, circa 17. Con Pomposelli che prende una discreta rincorsa, col destro corto da Analves, il controllo, la conclusione, Catrambone non riesce a deviare verso la porta, buona occasione per la Lazio. Maria Perez in parallela da Benetti, palla fuori. Pomposelli,
Muzzi, Analves, ancora da Michele Muzzi in difficoltà, la pressione di Pernazza, si rifugia da Pomposelli, attaccata da Benetti, viene raddoppiata, prova a girarsi, non ci riesce, tiene però il possesso del pallone Pomposelli, prova a passare col suo giochetto di gambe, conquista una rimessa laterale, gliel'abbiamo visto fare tante volte, cercare la giocata lì all'altezza dell'angolo, una giocata che ha in automatico Pomposelli, cercava forse anche il fallo che porterebbe la Lazio al tiro libero, il lancio di Muzzi è impreciso, Benetti recupera palla, e allora Maria Perez punta Analves, non la salta, parte Analves, rincorsa da Pernazza, Pernazza e Analves, la frenata di Analves che manda per terra Pernazza, gran giocata della portoghese, Muzzi, Pomposelli, dentro da Catrambone che prova contro di testa, Catrambone sul fondo, Caparbi a testarda, Catrambone ha creduto alla possibilità di prendere questo pallone, la palla però è sfilata sul fondo, time out chiamato da mister Mario Lovo. Si riparte a giocare dopo il timeout chiamato da Mario Lovo, che ha visto la sua squadra un po' in difficoltà in queste ultime battute della partita, a 6:25 dal termine del primo tempo, con le lupe al quinto fallo, ricordiamolo, il punteggio fermo però sull'1-1, i gol di Pernazza e Catrambone, Maria Perez colpisce in piano proprio Catrambone. Torna al campo Rebbe dopo aver rifiatato qualche secondo. Maria Perez in orizzontale da Turetta, attaccata da Analves. Guadagna una rimessa alla formazione delle lupe. Palla per Rebbe, attaccata da Argento. Prova a partire Rebbe. Buca con l'esterno per Pernazza, non passa il pallone. Ancora dentro sul secondo palo, Maria Perez, 2-1, dormita della Lazio all'improvviso, Maria Perez Pereira fa 2-1 per le lupe. Pomposelli va alla conclusione, Salinetti non trattiene la palla che rimane lì, ancora Salinetti sul tentativo di tapin di Catrambone, Lazio che prova a reagire di orgoglio dopo il vantaggio inaspettato delle lupe, Analves le tocca la spera Maria Perez, siamo rimasti sorpresi anche noi del gol delle lupe, per, più che altro per la dinamica dell'azione stessa, Catrambone in area di rigore, termina a terra, tutto regolare, però a partire Rebbe, palla a piede, Argento contro di lei, Rebbe sposta palla, si allarga troppo, la sfera termina sul fondo, diciamo ha cambiato il punteggio, gol del 2-1 con invenzione di Rebbe che ha trovato sul secondo palo la sua compagna di squadra spagnola Maria Perez, che davanti a Vecchione tutta sola dimenticata dalla Lazio ha insaccato per quello che è effettivamente una specie di gol dell'ex. Non è esultato in maniera evidente ma abbastanza composta Maria Perez, mamma mia, Analves in tribuna per poco non uccide la mamma di Saragnello. Dicevamo dunque, punteggio cambiato a 5 minuti e 24 dal termine di questo primo tempo, siamo 2-1 in favore delle lupe, Pernazza, Catrambone, Maria Perez Pereira, l'ordine delle reti. Catrambone, anzi scusate, Argento recupera questo pallone, poi Pomposelli attaccata alle spalle, prova ad andare da sola, le finte Pomposelli che inciampa sul pallone, poi lo recupera e allora Analves prova a ragionare la Lazio,
Argento, Pomposelli con l'esterno per Catrambone, che dopo il tocco di Pernazza sceglie la rimessa laterale. Altro cambio nelle fila della Lazio, dentro Benvenuto, fuori Ana Alves. Doccia gelata per una Lazio che stava giocando un ottimo match, forse avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio, rendendosi pericolosa le parti di Salinetti. Si è trovata invece in svantaggio e adesso deve ricominciare Pomposelli, mette dentro per Benvenuto, un pallone troppo alto sul quale il capitano della Lazio non può arrivare, è rimessa dal fondo dunque per Salinetti, lancia lunghissimo cercando Pernazza, duello fra numeri 24 Pernazza Argento, non può arrivare la giocatrice delle Lupe, e allora rimessa dal fondo affidata ad Angela Vecchione, che con le mani cerca Catrambone, la trova, mette giù bene, palla Catrambone, poi si gira in mezzo al campo, alza la testa, va da Roberta Maione che sfila sul fondo, c'è la deviazione di Rebbe, calcio d'angolo in favore della Lazio. Bella giocata di Roberta Maione. Maione, battuta dal corner, fuori per Pomposelli, alto, alto, lontano dai pali di Salinetti, nel frattempo riparte a tutta velocità la formazione Lupe. Salinetti, sappiamo che fa spesso una finta sul rilancio, stavolta però è proprio scivolata, è sua usanza fare una finta di rilancio lungo e mettere la palla corta, stavolta invece il portiere delle Lupe è proprio scivolato. Benvenuto cerca ma non trova Maione, Catrambone in mezzo al campo, la palla rimane a disposizione della Lazio perché la recupera Vecchione che va proprio da Catrambone, turetta di testa, Rebbe contro Pomposelli, parte Rebbe, Rebbe le finte, sposta palla, Pomposelli resta lì, poi Rebbe recupera nuovamente palla all'indietro da Turetta, orizzontalmente da Pernazza, prova a spingere la formazione delle Lupe ma Maione recupera palla, termina a terra, rimessa laterale in favore delle Lupe. Strilla come un endemoniato, come suo solito mister Mario Lovo in panchina. Lo vediamo comunque piuttosto composto col suo occhialetto. ...15 minuti... passati in questo primo tempo, 2-1 per le Lupe qui al Palagems. Pinto dentro il pallone dove non ci sono però compagne, e allora Vecchione corta Pomposelli, attaccata da Maria Perez, le due si conoscono bene, cerca il pallone proprio per Catrambone ma Maria Perez recupera palla, Benvenuto, poi Turetta dentro, Pomposelli mette giù e prova a ripartire, va Pomposelli, punta Pinto, le finte di Pomposelli, prova a passare, Rebbe le sradica palla alla grande e riparte la spagnola che punta Roberta Maione, rientra sul destro dall'altra parte per Benetti, Catrambone, anzi scusate per Turetta, Catrambone in scivolata, palla in calcio d'angolo. Perez, Pinto, bel diagonale, palla però sul fondo. Pomposelli, punta Turetta, cerca il pallone per Iannucci, giocata insolita, un cross sostanzialmente per Iannucci che di testa quest'anno ha già segnato 2 se non 3 gol, vado così a memoria. Salinetti ci ha messo una zampata, la palla sul fondo, calcio d'angolo, Maione, Benvenuto, Maione dentro ancora per Iannucci, non c'è deviazione, la rimessa laterale è in favore delle Lupe. 3 e mezzo al termine di questo primo tempo, Pinto, Turetta, Perez, Pomposelli recupera, suolata per Iannucci, di prima per Maione, il controllo e la palla per Benvenuto. Ancora Benvenuto per Maione, in difficoltà sull'attacco di Pinto, attenzione a Rebbe che recupera questo pallone, Rebbe punta a Benvenuto, parte Rebbe, brava Benvenuto, le tocca la palla in rimessa laterale, Pinto, Turetta, Perez, ancora per Pinto che alza questo pallone, esce Vecchione, brava, impresa alta su Rebbe, Pomposelli punta Maria Perez, in mezzo alla linea per Iannucci che è in difficoltà su questo controllo, Pomposelli si impegna, tiene in campo il pallone, ancora Pomposelli, Pomposelli conclude,
termina a terra, tutto regolare per gli arbitri. Benvenuto, mette dentro questo pallone, forse con una mano Maria Perez, col petto dice la spagnola, tutto regolare per gli arbitri. Calcio d'angolo in favore della Lazio. Maione dal corner, palla fuori da Pomposelli, non tocca Salinetti, rimessa al fondo, gran tiro di Pomposelli. Salinetti rimette in gioco il pallone lanciando ancora una volta lungo, centrale da Pinto che mette giù per girarsi su Analves, non c'è il fallo, recupera palla la Lazio. Benvenuto Analves, Maione, benvenuto, si mette in ritmo, la palla per Analves che prova a partire, spezza il primo raddoppio, poi c'è rimessa laterale ancora, Lazio che non riesce a prendere questo sesto fallo cercandolo comunque con insistenza, puntando spesso le avversarie, provando a indurli al fallo, così non è stata molto brava e molto composta la squadra di Lovo fino a questo momento. Iannucci, l'1-2 che non può chiudersi con Analves, la palla che termina sul fondo. Rilancio di Salinetti, occhio che parte Benetti, cercata proprio Salinetti in maniera molto imprecisa. Analves, Maione, in parallela per Catrambone, Catrambone tiene contatto con la sfera, poi conquista la rimessa laterale. 2 minuti, ultimi 120 secondi di tempo effettivo qui in questo primo tempo al Palagems, con la Lazio e le Lupe ferme sul punteggio di 1-2 in favore della squadra ospite. Nel frattempo Analves va alla conclusione, fa muro Pinto, benvenuto Maione per Analves, Maria Perez fa buona guardia, bella giocata della Lazio. Maione calcia, Benetti, poi Maria Perez, palla per Pinto, Maione recupera palla, la Lazio che continua a fare la partita ma è sotto nel punteggio. Analves, Maione non tiene in campo la sfera, la rimessa laterale è in favore delle Lupe. Pinto, Maria Perez imprecisa, non trova Benetti, la palla termina fuori, diciamo Lazio sotto 2-1, punita da due disattenzioni difensive, due vere e proprie dormite, dobbiamo dirlo. Pinto recupera palla su Benvenuto, poi prova a ripartire, va da Benetti, Analves c'è e parte lei palla al piede, punta Maria Perez, le solate di Analves che va verso il fondo, non tiene però questo pallone in campo. Rimessa effettuata da Salinetti, occhio che parte Benetti alle spalle di Maione, cercata proprio da Salinetti, Maione di testa, Benvenuto, Maria Perez su di lei, si appoggia da Analves, la palla in mezzo a campo per Catrambone, il fallo di Benetti, il sesto ed è tiro libero in favore della Lazio, 1:05 dall'intervallo e giallo anche per Giorgia Benetti. Affidato ovviamente ad Arianna Pomposelli il tiro libero, Lazio che ha la grande chance in chiusura di questo primo tempo di impattare un incontro che la vede in questo momento sotto 2-1. Posiziona la barriera, o quantomeno scusate, fa rispettare la distanza l'arbitro che parlotta con Catrambone e Maria Perez. Parte Pomposelli, il destro di Pomposelli, Salinetti ci mette la mano, nulla di fatto, gamba tesa poi fischiata a Catrambone, anzi fallo, neanche gamba tesa, dunque punizione di prima. E dunque non sfrutta questo tiro libero la Lazio con Pomposelli, la parata dichiara Salinetti, benvenuto in mezzo al campo, alza la testa,
cerca Catrambone, ecco la servita, Catrambone indietreggia, prova a girare su Pomposelli, non passa il pallone, 50 secondi all'intervallo. Catrambone si gira, conclude, bel tentativo ma la palla sfila sul primo palo, sul fondo, rimessa in gioco da Salinetti a 45 secondi dall'intervallo, Salinetti andrà a cercare Rebbe, è così il lancio lungo per la Spagnola, Pomposelli in mezzo al campo, recupera palla, Analves prova a passare, ci riesce, punta anche Maria Perez, in mezzo a due, passa Analves, si appoggia a Pomposelli che ha spazio, Pomposelli sul secondo palo per Catrambone che lotta in mezzo al campo, si gioca Correbbe che vede spuntare questo pallone, prova a partire, non passa Analves, ancora lei, Analves, Analves, Rebbe le recupera palla solo per un attimo, ancora Analves, 20 secondi all'intervallo, rimessa laterale in favore della Lazio, una fase molto confusa dell'incontro, ma molto intensa e molto bella qui al Palla Gems. Analves, benvenuto, Pomposelli di fronte a sé c'è Maria Perez, 10 secondi all'intervallo, il doppio passo, la conclusione e la rimessa laterale conquistata dalla Lazio a 10 esatti dall'intervallo, 10 secondi esatti dall'intervallo. Sarà, se non vado errato, benvenuto alla battuta di questa rimessa laterale. Palla per Analves, 4 secondi fischiati a benvenuto. Occhio alla giocata delle Lupe che hanno tempo per una conclusione. Maria Perez cerca ovviamente Rebbe in posizione pivot, benvenuto di testa, poi Benetti, Vecchione. Brava Vecchione, poi Pomposelli calcia verso la porta. Quando suona la sirena dell'intervallo 2-1 in favore delle Lupe, noi ci risentiamo con l'inizio della ripresa. Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo qui al Palla Gems, si riparte dal punteggio di 2-1 in favore delle Lupe dei primi 20 minuti di gioco, le reti realizzate da Pernazza e Maria Perez Pereira per quello che riguarda le Lupe, il momentaneo pareggio quando eravamo dunque sul punteggio di 1-1 realizzato da Alessia Catrambone per la Lazio. Secondo tempo che comincerà fra qualche istante con le Lupe a dare il via al match con Benetti e Rebbe a gestire questo primo pallone insieme a Maria Perez e Canaglia, questo il quintetto insieme a Salinetti scelto da mister Mario Rovo in questo secondo tempo. Lazio invece in campo con Vecchione, Pomposelli, Analves, benvenuto e Alessia Catrambone. Analves lancia a lungo cercando proprio Catrambone, la palla sfila direttamente fra le braccia di Salinetti con Catrambone che era stata presa in mezzo dal duo spagnolo formato da Maria Perez e Rebbe. Analves cerca un dribbling difficile su Rebbe, palla che termina fuori, 24 secondi di questa ripresa, 1-2 il punteggio con le Lupe che stanno vincendo qui al Palla Gems. Catrambone sponda all'indietro per Benvenuto che gira su Pomposelli, attaccata da Canaglia, lascia il pallone ad Analves che imbuca per Catrambone che prova a girarsi, entra in area, anzi no, Pomposelli! Subito il pareggio della Lazio, neanche 40 secondi della ripresa, 2-2, Arianna Pomposelli. E dunque grande ripartenza della Lazio in questo avvio di ripresa, l'imbucata per Catrambone che ha creato lo spazio per poi l'arrivo di Pomposelli con la difesa delle Lupe che ha sbandato vistosamente e Pomposelli che raccogliendo un pallone al limite ha poi battuto Salinetti che non poteva più intervenire, caduta al tentativo di Catrambone. Poi troppo rapida l'azione, il portiere delle Lupe non è potuto più intervenire e Pomposelli ha siglato il gol del due pari dopo 38 secondi di questo secondo tempo. Dunque tutto da rifare per le Lupe, avvio migliore possibile per la Lazio in questo secondo tempo. Pomposelli mette giù questo pallone, una finta
poi pensa di ricominciare, si impelaga in un dribbling un po' complicato, perde il contrasto e Canaglia va alla rimessa laterale in favore delle Lupe. Benetti, Canaglia, Benetti dentro per Rebbe, una giocata, arriva Pomposelli che spara in rimessa laterale, cercato la giocata di fino Rebbe, non è riuscita, allora Benetti dietro da Canaglia, orizzontalmente la Maria Perez, il controllo della spagnola venuto in anticipo secco su Rebbe, poi Analves in mezzo al campo, Pomposelli, ancora Analves, alza la testa, cerca Catrambone, poi va da Benvenuto e ora Pomposelli di prima prova per Catrambone, peccato, gioca ancora bene la Lazio, a volte addirittura troppo bene, troppo pulita. Maria Perez, Canaglia in difficoltà, in difficoltà, mette il pallone in rimessa laterale e Lazio che ha cambiato dunque in avvio di ripresa l'inerzia di questa partita riportandosi in parità, riequilibrando dunque subito l'incontro grazie al gol realizzato dalla numero 2 Arianna Pomposelli. Rimessa laterale, Benvenuto, Analves per Pomposelli, peccato, strepitoso schema della Lazio che non riesce per un soffio, il lancio di Salinetti a cercare Rebbe, Benvenuto si impegna di testa, si appoggia ad Analves, gran partita di sacrificio del capitano Serena, Benvenuto passa Analves ma solo per un attimo, Rebbe recupera palla, punta Benvenuto, sposta palla sulla destra, poi pensa di andare a sinistra con l'esterno per Maria Perez, non si chiude l'1-2, arriva in aiuto di Benvenuto Pomposelli, palla in rimessa laterale, diciamo grande partita di sacrificio di Benvenuto che sta letteralmente prendendo in consegna Rebbe. Perez dal corner, palla fuori per Canaglia, non si chiude il duetto con poi Benetti che rimane a terra e Vecchione che sceglie di non giocare il pallone perché Benetti si è fatta male al piede sinistro, gesto di fair play da parte del portiere della Lazio con le Lupe che adesso restituiranno subito palla alla Lazio stessa. Match vivo, intenso, ma molto, molto corretto. Rilancio di Vecchione, la palla sulla destra per Pomposelli che si impegna ma non la tiene in campo. La rimessa laterale è in favore delle Lupe. Benetti, Salinetti, chiamata spesso a giocare con i piedi, lancia lungo, stavolta è buono ma c'è Benvenuto e fa buona guardia di testa, Analves prova a partire su Canaglia, c'è il fallo del capitano delle Lupe, la punizione in favore della Lazio che nel primo tempo è riuscita a sfruttare un tiro libero, o meglio è riuscita a calciare un tiro libero, non l'ha sfruttato a dovere visto che la conclusione di Pomposelli a un minuto dallo scadere del primo tempo era poi terminata fra le mani di Salinetti che era riuscita imparata a neutralizzare la conclusione. Analves cerca il pallone per Catrambone ma non arriva. E allora Rebbe, corto da Benetti che si impegna e tiene il pallone in campo. Ancora per Rebbe, stavolta a giostrare da ultimo. In buca dentro per Canaglia che non può arrivare. Benvenuto va a difendere il pallone che esce in rimessa laterale quasi all'altezza della linea di fondo. E lo rimette in gioco per Analves che lancia lungo a cercare Iannucci. Nulla di fatto, palla tra le braccia di Salinetti, Benetti, Rebbe, chiama l'1-2 Benetti che si lamenta poi con gli arbitri per una trattenuta di Analves, si gioca Maria Perez per Canaglia, dietro da Rebbe, il controllo della spagnola, punta Iannucci, prova a saltarla, non ci riesce, il fallo commesso da Federica Iannucci. E occhio dunque a questa punizione. Parte Maria Perez, dentro per Benetti, brava Vecchione stavolta a fare buona guardia, a capire la soluzione cercata dalle Lupe. Palla che poi viene spedita
in rimessa laterale dietro il centrocampo nella metà campo difensiva delle Lupe, con Rebbe che va a rimettere in gioco il pallone corto da Salinetti. Si fa vedere Benetti, Salinetti pensa al lancio lungo, lo effettua in questo momento cercando Maria Perez che mette giù in qualche modo il pallone, poi passa, conclude Canaglia e la palla è sul fondo. Si lamentava per un fallo Maria Perez, poteva starci in effetti, ma tutto regolare per gli arbitri. Analves, benvenuto dentro per Iannucci, anticipo secco di Benetti, poi Rebbe non tiene il campo questo pallone che torna a disposizione della Lazio. Analves, Pomposelli, benvenuto Iannucci, difende palla su Benetti, indietreggia difendendo il pallone, lo lascia lì a benvenuto, non si capiscono le due, poi Canaglia in mezzo al cerchio del centrocampo, Maria Perez ancora per Canaglia, non controlla, la palla termina in rimessa laterale all'altezza del corner. 3 minuti di partita in questo secondo tempo, 2-2 al Pala James, gol di Pomposelli in avvio di ripresa, ha riequilibrato l'incontro. Ora fase di stallo della partita, torna in campo Aleandro Argento, Pomposelli per Argento, la palla che sbuca da Iannucci che lo controlla, poi punta Maria Perez, conclude con questo un calcio d'angolo, bella giocata di Iannucci, ben trovata da Argento, corner per la Lazio che chiama lo schema e va alla battuta con Roberta Maione. Maione per Pomposelli, non si trovano, parte Rebbe a tutta velocità, Rebbe, Pomposelli sulla numero 8 delle Lupe, difende egregiamente Benetti, si defila sul destro, va sul fondo, il tocco è di Argento e la palla in calcio d'angolo. Tempo arrivano aggiornamenti dagli altri campi, con l'Isolotto in vantaggio contro la Lazio, calcio a 5 femminile, 1-0 il gol di Darocia, corner, la conclusione, la palla che rimane lì, Maione la spazza poi lontana nella zona di Benetti, ha corso un piccolo rischio qui la Lazio, Salinetti darebbe il controllo della spagnola che prova a girarsi, colpisce in pieno volto con una girata Aleandro Argento che si mette le mani in faccia. Non ho ben capito se gli arbitri hanno fischiato fallo oppure meno. Sa di fatto che Argento è terminato a terra per un calcione sul tentativo di girata volante di Rebbe. Nulla di grave comunque per la numero 24 biancoceleste. Non c'è fallo, anzi corner per le Lupe, visto che l'ultimo tocco è stato proprio di Argento, corner di Maria Perez, palla forte in mezzo, non ci sono deviazioni, la palla sfila fuori esattamente dall'altra parte del campo, sotto le tribune centrali del Pala James. Maione lancia a lungo cercando Iannucci che riceve bene questo pallone, frutta sé Maria Perez, attaccata anche da Turetta, l'ultimo tocco è di Turetta stessa, la numero 4 delle Lupe, e la rimessa laterale è per la Lazio all'altezza del calcio d'angolo. Benvenuto sul punto di battuta, alza la testa, palla per Maione, non si chiude la combinazione fra le due, si rimane lì ancora con la Lazio che può sfruttare una rimessa laterale in fase offensiva, 4 minuti in questo secondo tempo, 2-2, benvenuto Maione, calcia, colpisce in pieno volto Rebbe che non fa neanche una smorfia. Muzzi, Analves dentro per Catrambone che riceve, Perez su di lei, Catrambone prova a girarsi, suola all'indietro dove non ci sono compagni, occhio alla ripartenza delle Lupe, Rebbe alza la testa, trova Turetta, anzi no.
Muzzi, Maglione, Lazio in difficoltà. Maglione attaccata da Vaiente, conquista comunque una rimessa laterale. Maglione dentro il pallone per Catrambone che riceve. Brava Turetta, fa buona guardia. Lazio che conquista metri in stile rugbistico. Muzzi. Ana Alves. Catrambone si gira al limite dell'area. Catrambone si appoggia ad Ana Alves che arriva di gran corsa. Viene murata. Ripartenza delle Lupe. Muzzi recupera palla. Corto da Catrambone. Ancora da Michela Muzzi. Controllo. Lo scarico di Argento che viene a prendere palla. Frutta sé Vaiente. Dietro da Muzzi. Si va a vedere Ana Alves. Muzzi va in verticale invece da Catrambone che cerca di concludere col mancino. Termina a terra per il contrasto con Turetta. Mette la palla in rimessa laterale. Salinetti. Permettendo a Catrambone di recuperare la posizione dopo il contrasto duro con, se non ricordo male, Turetta, ma contrasto regolare. Ridà palla alle Lupe Catrambone, allora Salinetti con le mani. Va corto stavolta da Turetta, pressione la Lazio, Argento con Rebbe che calcia in avanti questo pallone non trovando maglie blu. E allora Vecchione, Ana Alves mette giù, ma Maria Perez recupera, parte palla al piede della numero 6, chiama palla Rebbe, la difende Maria Perez, ma Argento per un attimo gliela soffia e conquista la rimessa dal fondo. Bravissima Maria Leandra Argento in questa situazione, rimessa dal fondo per la Lazio. Vecchione, lancio lungo a cercare la corsa di Argento, ancora una volta lo schema che per poco non si chiude. 5 minuti e 30 in questa ripresa, 2-2, punteggio che non varia dopo il pareggio di Pomposelli arrivato dopo 38 secondi della ripresa. Turetta, Maria Perez dentro per Rebbe, non si capiscono le due, palla che sfila fuori. Ana Alves, Argento, ancora per la portoghese che va in parallela bene da Pomposelli, presa da Maria Perez, Pomposelli cerca Ana Alves, un pallone difficile e complicato, l'ultimo tocco è di Rebbe, la rimessa laterale in favore della Lazio, brava a crederci fino all'ultimo Ana Alves. Ana Alves fuori da Pomposelli, il controllo, la conclusione, l'ultimo tocco è il suo, brava Vaiente ancora una volta. Ottima partita, dobbiamo dirlo, come ci ha accennato nel primo tempo, della numero 19 di Casalupe, classe 97. Attenzione proprio a lei, che ora riceve nella metà campo offensiva, si poggia all'indietro da Perez, poi Turetta, ultimo tocco di una giocatrice delle Lupe. E allora rimessa laterale in favore della Lazio con Pomposelli che va a posizionarsi da pivot, presa in consegna da Maria Perez. Ana Alves, Argento in parallela per Pomposelli. Ah, non controlla questo pallone. La palla sfila sul fondo, peccato. Era stato buono il tentativo di Argento. Salinetti lancia lungo cercando Vaiente che mette giù col petto. Poi si gira, Maglione la rimonta. La palla termina fuori, proprio sotto la nostra postazione, all'altezza del cerchio della metà campo. Maria Perez, Turetta, prova a partire su Ana Alves che lotta, ma commette fallo. Giallo per Turetta, il fallo è precedente, giallo per Turetta. Spieghiamo un attimo quello che è successo. Ana Alves ha commesso prima fallo in precedenza su Turetta, l'arbitro ha lasciato proseguire per la norma del vantaggio, poi c'è stata un'entrata troppo dura da parte della giocatrice delle Lupe quando l'azione era ormai esaurita, infatti Ana Alves le ha dato un'occhiataccia per un intervento col piede a martello, è stata ammonita Turetta ma la punizione è in favore delle Lupe, occhio a Rebbe,
occhio a Maria Perez, occhio a Turetta e a Vaiente. Lo schema delle Lupe partirebbe. Vaiente recupera palla alla Lazio, Maione prova a partire. Rebbe protesta con la sua compagna di squadra. 6:30 della ripresa. 2-2. Maione lancia in avanti per Pomposelli, che mette giù. Aria Turetta, rimessa laterale per la Lazio, che riconquista campo e si riaffaccia nella metà campo offensiva delle Lupe. Argento sul punto di battuta. Maione caccia! Salinetti forse tocca. No, secondo l'arbitro sembrava di sì dalla nostra postazione. Bella, bel tentativo con Maione che ha messo questo pallone forte e teso sul secondo palo. Per poco non inganna Salinetti e termina in rete. Non ci ha creduto Pomposelli, che non è andato a chiudere sul secondo palo. Nel frattempo attenzione alla pressione alta delle Lupe, ma Pomposelli che gestisce questo pallone. Ora Salinetti in difficoltà. Lupe che non si rendono molto pericolose in questa fase di gioco. Non lo fa, a dire la verità, neanche la Lazio. Una fase piuttosto equilibrata del match. Ma la Lazio che prova a dettare i ritmi della partita. Pomposelli punterebbe. Va da Catrambone, dietro da Maione, corto da Benvenuto, prova ad andare via sul sinistro Benvenuto, non passa. Perez rimette in campo il pallone per Pernazza, autrice del gol dell'1-0, cerca Benetti e non la trova. Funziona la pressione della Lazio che manda in difficoltà il giro palla, il possesso palla della formazione di mister Mario Lovo. Lazio che riconquista ancora un pallone. Pomposelli non può ritoccare questa palla. La recupera Maione che spezza le doppie e parte. Occhio alla velocità della numero 11. Si fa vedere Catrambone presa in marcatura direbbe. Va via Maione, rientra sul mancino. Poi alza la testa e va corto da Benvenuto, che si appoggia a Pomposelli. Occhio alla sua zolla. Pomposelli le fitte su Maria Perez. Si accentra, conclude! La palla che rimane lì! E poi Rebbe in rimessa laterale. Che occasione per la Lazio. Maione sul punto di battuta. Pomposelli caccia di prima, attenzione, la palla sibila vicino al palo. Buona occasione ancora Pomposelli col tiro dalla distanza. Ora Salinetti, corto da Maria Perez, in parallela per Rebbe che parte palla a piede, le finte di Rebbe, passa una volta, non la seconda, recupera palla Lazio, Benvenuto in mezzo al campo, vince il rimpallo Caparbio e Benvenuto, poi arresta la propria corsa e ricomincia. Splendida azione di Benvenuto. Maione in buca dentro per Catrambone, Lazio che recupera palla. Maione prova a partire, va lei, cerca Pomposelli, non la trova. Occhio a Rebbe. Partita che si accende anche in maniera un po' caotica. Perde nuovamente palla le Lupe. Catrambone al limite dell'area, attaccata da Benetti. Prova a girarsi, non ci riesce ancora. La sponda è per Benvenuto, che non tiene in campo il pallone. La palla è uscita fuori. Un momento in cui l'incedere della partita danza da una squadra all'altra. Ritmi alti, poca precisione. Partita comunque piuttosto piacevole, anche se ci sono tanti errori in questa fase. Le squadre che comunque si stanno impegnando a fondo. Rimessa laterale in favore delle Lupe. Maria Perez, canaglia, alza questo pallone dove non ci sono però maglie blu. Palla recuperata nuovamente dalla Lazio. A 11:46 dal termine della partita, rilancio di Vecchione. Catrambone cerca la sponda di testa, non le riesce. Palla recuperata da Salinetti che va corto da Canaglia. Ora Maria Perez di fronte a sé, proprio Maione, lancia in avanti. Lupe che hanno smesso di giocare e regalano nuovamente palla alla Lazio. Palla dentro ancora per Catrambone che stavolta si gira. Intervento di Canaglia che si schianta letteralmente su Salinetti. Se non abbiamo visto male dovrebbe esserci calcio d'angolo in favore della Lazio. Brava Canaglia nel contenere l'accelerazione di Alessia Catrambone, che se n'era andata via sulla sinistra cercando probabilmente una conclusione di mancino, che non è però arrivata. Cambio nelle fila delle Lupe, esce Canaglia, forse le sanguina il labbro, il naso, non vediamo benissimo la nostra postazione, forse il naso, sì.
Corner per la Lazio, benvenuto Maglione sull'esterno della rete. Il rilancio di Salinetti, Analves in anticipo su Pinto, la palla che rimane lì, benvenuto, ancora lei, poi ricomincia. E c'è Analves, ottima partita quest'oggi della portoghese. Ora in buca dentro per Catrambone, Maria Perez in qualche modo, la palla scivola poi lentamente fra le braccia di Angela Vecchione che lancia lungo cercando ancora Catrambone che riceve bene questo pallone, attaccata da Giorgia Benetti. Catrambone si gira, un po' di spazio dietro da Analves, il controllo, la conclusione sul secondo pallone, la palla che rimane lì e Salinetti in qualche modo se la ritrova in mezzo alle mani, ma Lazio ancora vicino al gol che sta approfondendo il massimo sforzo. Il break di Analves, la palla per Benvenuto Analves al limite dell'area, non riesce a passare, Lazio che spreca. Il rilancio di Salinetti, occhio a Pernazza, mette giù palla dietro da Maria Perez. Ora Benetti, dentro per Mari Pinto, attenzione, non si chiude l'1-2, brava Maglione che ci mette qui una pezza. Messa male la Lazio, spinge palla a Maria Perez centralmente, si appoggia sulla sinistra per Pernazza che punta Catrambone, la salta, arriva Maglione a dare una man forte alla compagna, concede solo rimessa laterale alle Lupe che tornano a farsi però vedere in maniera pericolosa dalle parti di Vecchione dopo aver sofferto in occasione di un paio di conclusioni piuttosto insidiose della Lazio, la prima con Pomposelli, la seconda con Analves. Maria Perez dentro forte, c'è una deviazione se non ho visto male e ancora rimessa per le Lupe dall'altra parte. Maria Perez dentro, ancora Lupe in avanti, stavolta calcio d'angolo, ora si soffre un po' in casa Lazio questa fase della partita. Ancora Maria Perez alla battuta di questo calcio d'angolo quando siamo esattamente a metà di questo secondo tempo. Parte lo schema delle Lupe, palla per Pernazza, gran conclusione, palla però fuori. Allora Vecchione alza la testa, cerca Maglione che non può però arrivare. Ora Lazio che sale in pressione, trova di nuovo al campo Iannucci. Benetti, benvenuto in anticipo su Pernazza, fortunato in questa caso nel ripallo, attenzione a Pinto che imbuca, Benvenuto recupera palla, spinge Benvenuto, va via, poi si appoggia Pomposelli, la sua lata, la palla sul fondo, grande occasione per la Lazio, brava però Salinetti in uscita a chiudere lo specchio della porta a Pomposelli che ha cercato il destro-sinistro senza però riuscire a indirizzare la palla verso la porta, a quel punto sguarnita di Salinetti. Pernazza, ottima partita la sua, la palla è per Benetti che punta Maglione, non la passa, rimessa laterale in favore delle Lupe. Benetti, Maria Perez, Pereira, Mary Pinto, Benetti salta secco Maglione, prova a partire, c'è Benvenuto su di lei, recupera palla Lazio, Maglione sola contro quattro, passa le prime due, prova a passare anche la terza, si ferma, poi fa riuscire il pallone indietro per Pomposelli che si appoggia a Iannucci, si fa vedere in mezza linea Benvenuto, eccola servita, Benvenuto conclusione, Mary Pinto fa muro davanti alla porta di Salinetti, poi un fallaccio di Maglione in mezzo al campo, intervento di foga di Maglione, non c'è fallo secondo l'arbitro. Qualche dubbio sinceramente mi è venuto nel vedere l'intervento di Roberta Maglione che ora va al cambio, per gli arbitri tutto regolare, intervento certo non cattivo ma diciamo di pura foga di Maglione, arrivata in ritardo sull'avversaria, tutto regolare per gli arbitri. Allora rimessa laterale per la Lazio, Pomposelli, Analves alza la testa, si fa vedere Iannucci, Analves punta Benetti, se ne va via, calcia sull'esterno però della rete, nulla di fatto. 10:50 sul cronometro di questo secondo tempo, si rimane bloccati sul 2-2. Il lancio di Salinetti, mette giù benissimo palla Pinto, si fa vedere Rebbe, palla invece all'indietro per Maria Perez che danza sul pallone, si appoggia a Benetti, Analves bravissima, tocca palla alla numero 10,
e concede solo rimessa laterale alle Lupe. Occhio in area di rigore a Rebbe, che se la gioca con Aleandro Argento. Perez proprio per Rebbe, recupera palla Lazio, Pomposelli spinge, punta l'avversario, va Pomposelli, di fronte a sé c'è Benetti, Pomposelli si defila, prova in una selva di gambe, non passa, poi duella con Rebbe, in mezzo al campo la Veronica della numero 8, ancora Rebbe in difficoltà e fuori, allora il pallone esce da Benetti, Maria Perez col tacco, bene per Mari Pinto, si chiude l'1-2, anzi no, attenzione che la palla viene tenuta, forse no, infatti non è così da Rebbe, ma era stata una bella giocata delle Lupe con Maria Perez che aveva illuminato la scena dettando un ottimo 1-2 che però non si è chiuso con Mari Pinto. E allora Pomposelli, Ana Alves, Argento sul secondo palo, Ana Alves punta Rebbe, prova a partire, rimessa laterale in favore della Lazio, scusate. Ana Alves, Pomposelli, suola all'indietro ancora per Ana Alves, il mancino di Ana Alves, Salinetti col piede, poi Rebbe, la giocata su Ana Alves, non c'è fallo per gli arbitri, ma c'è solo rimessa in favore delle Lupe. Per me c'era fallo di Ana Alves e rimessa per la Lazio eventualmente. Gli arbitri hanno deciso esattamente l'opposto di quello che abbiamo visto noi, ma va bene così. Turetta, Pinto, lancia in avanti, non può arrivare Pernazza, palla che sfila sul fondo. Il lancio di Vecchioni a cercare Catramboni, la palla recuperata in mezzo al campo da Analves. Pinto, parte palla al piede, si accentra Pinto, salta due avversari e poi dietro da Turetta, anzi direttamente da Salinetti, che alza la testa e lancia lungo cercando Rebbe, Rebbe controlla, Rebbe, Rebbe col tacco! 3-2, il gran gol di Rebbe a 7:52 dalla fine, terza disattenzione difensiva della Lazio, terzo gol delle Lupe che ritornano nuovamente in vantaggio per la terza volta nel match. Maione, Argento, Maione, ancora lei, in mezzo alle linee, palla recuperata da Turetta, occhio a questa fase della partita, Lupe che sono in fiducia, gran giocata di Pernazza, tunnel e conclusione, palla sul fondo, Lupe che hanno ritrovato fiducia dopo il gol di Rebbe, Lupe che avevano letteralmente smesso di giocare per lunghi tratti della partita, poi si è accesa la luce, si è accesa Rebbe, il rilancio in avanti di Salinetti, la palla proprio per Rebbe che tutta sola in area di rigore, ha battuto Vecchione di tacco, Pernazza, la finta, Argento in estirata, le concede solo calcio d'angolo. Occhio a questa fase della partita, Lazio che ha subito un po' il contraccolpo psicologico, palla proprio per Rebbe, col tacco, lotta Maione, parte lei, va Maione, Maione accelera, rincorsa da Turetta, va Maione, Turetta, Maione è l'ultimo a toccare, rimessa dal fondo. Rilancio di Salinetti, Argento buca di testa, arriva Maione a salvare su Maria Perez. Maria Perez, Mary Pinto, Rebbe, Pinto, Ana Alves c'è, Maria Perez, Pinto, prova bene Pernazza, di prima per Rebbe, Argento stavolta c'è, non controlla però questo pallone che prende uno strano effetto, la palla termina in rimessa laterale ancora in favore delle Lupe. Lazio che ha accusato visibilmente il gol del vantaggio delle Lupe realizzato da Rebbe, che è stata un po' in sordina per tutto l'incontro, poi si è illuminata col tacco
ha battuto Vecchione per il gol del 3-2. Palla dentro, Maglione, Benetti. Maglione in anticipo su Maria Perez. Analves parte centralmente, cerca palla complicata e difficile per Maglione, che la in qualche modo controlla. Gran giocata di Roberta Maglione. Sombrero a Maria Perez e conclusione di Mancino. Lazio bella ma imprecisa. Sotto 3 reti e 2 al Pala Gems. Minuti e 38 al termine della partita. Lupe avanti 3-2 al Pala Gems contro la Lazio. Pernazza, Maria Perez e Rebbe, le marcatrici delle venete. Attenzione a Benvenuto che sbaglia questo appoggio per la corsa di Maglione. Rebbe recupera palla, ma ripinto punta Pomposelli, corre Benetti dall'altra parte. Maria Perez non la vede, o meglio la vede troppo tardi, la palla termina direttamente sul fondo. Maglione calcia in avanti questo pallone che Catrambone continua a ricevere in maniera molto pulita, poi termina a terra. Fallo di Rebbe, punizione per la Lazio, due falli a testa. Punizione per la Lazio, Benvenuto sul punto di battuta. 6 e 10 al termine della partita, 2 a 3 per le Lupe, il punteggio al Pala Gems. Si attende il fischio dell'arbitro, parte Benvenuto, Maglione un controllo, poi in buca dentro da Catrambone, va rimorchio Maglione, Salinetti in calcio d'angolo. Il corner, Maglione calcia, Rebbe fa muro e la palla schizza fuori all'altezza del centrocampo. Pomposelli cerca la giocata in banda, non le riesce, la rimessa laterale è in favore delle Lupe. 5:55 al termine della partita. Chissà che fra qualche minuto, se la situazione di punteggio non dovesse cambiare, mister Chilelli opterà per il portiere in movimento. Anche se la Lazio continua a creare pericoli, ma è poco efficace in fase di realizzazione. Il lancio di Vecchione a cercare Catrambone, stavolta Rebbe va in anticipo secco. Benetti, Catrambone rinviene su di lei, le concede rimessa laterale, poi incita le compagne. Pinto, Perez, Benvenuto fa buona guardia su Rebbe, poi le sfugge il pallone, non riesce a rimetterlo veloce in gioco. Maglione per Catrambone che si impegna, riceve palla, arriva Benvenuto che calcia sul fondo, peccato. Ancora un buon rimorchio della Lazio, però non va a buon fine. Maria Perez presa in consegna da Roberta Maglione, il taglio di Benetti, recupera palla Pomposelli che spinge puntando Maria Perez, arriva Maglione che la lascia, poi la palla che rimane in area di rigore, ma la Lazio non è proprio fortunata. Rebbe non subisce neanche il fallo di Maglione, se ne va di prepotenza, calcia Maglione, scusate Vecchione, blocca palla e poi Benvenuto porta palla centralmente, va da Roberta Maglione che punta a Benetti, il taglio di Benvenuto, Maglione da Pomposelli, il controllo da numero 2 che calcia, colpisce in pieno Rebbe, rimessa laterale per la Lazio, un po' stanca la Lazio che ha giocato bene per tutta la partita, ha fatto un grande sforzo ma non ha trovato sin qui la maniera di scardinare la difesa delle Lupe. Benvenuto, Catrambone si va a vedere, calcia stavolta sul fondo, chiama il time out mister Mario Lovo a 4:55 al termine della partita, sul 3-2 a favore delle Lupe.
Si esaurisce il tempo del time out. Abbiamo osservato mister Chilelli in panchina dare qualche istruzione tattica alle sue giocatrici. 4:55 al termine del match, si riparte dopo il time out 2-3 in favore delle Lupe. Il rilancio di Salinetti, benvenuto, anticipa secco in mezzo al campo, tiene in gioco la sfera, la fa uscire dietro da Pomposelli. Benvenuto, pressing delle Lupe, benvenuto, si appoggia da Catrambone, in contromomento è benvenuto Catrambone, rimessa laterale in favore della Lazio all'altezza del calcio d'angolo. Vediamo se inserirà ora il portiere in momento della Lazio, non lo fa, proverà a sfruttare questo schema da rimessa laterale. Benvenuto sul punto di battuta, palla fuori da Maione che calcia e la palla leggermente sporcata termina docile tra le braccia di Salinetti, che rilancia. Maione mette giù col petto e prova a ripartire, di fronte a sé Maria Perez, palla per Pomposelli che danza sul pallone, si appoggia all'indietro da Benvenuto, si va a vedere Catrambone, si va corto ancora da Pomposelli, preferisce ragionarci sulla Lazio che continua a non mettere il portiere in movimento. Allora Pomposelli dietro da Benvenuto, cerca il pallone per Catrambone, il contrasto vincente, Catrambone per Benvenuto, la palla ritorna a Catrambone che conquista calcio d'angolo, stanca anche Alessia Catrambone in questa fase di gioco. Ora Ana Alves fa il cambio per Serena Benvenuto, quartetto super offensivo di Daniele Chilelli in questa fase della partita con Maione, Pomposelli, Ana Alves e Catrambone alla ricerca del gol del pareggio, ma le Lupe che recuperano palla con Benetti che spinge centralmente, si appoggia a Maria Perez che passa, Maria Perez, Ana Alves recupera in area di rigore. Soffre la Lazio, 4 dalla fine della partita, 3-2 in favore delle Lupe. Maria Perez sul punto di battuta, si muove in area di rigore Pinto, ecco la servita, Vecchione la tiene in campo evitando calcio d'angolo, poi lancia lungo cercando Catrambone, mette giù Catrambone. Arriva Ana Alves che calcia col mancino in precarie condizioni di equilibrio. La palla termina fuori. E allora è Salinetti. Lancia lungo. Vecchione dall'altra parte. Corto da Pomposelli. Vicino a sé da Ana Alves. Pomposelli, Ana Alves in difficoltà. La Lazio sulla pressione delle Lupe. Prova a partire Ana Alves. Non ci riesce. Recupera palla nuovamente la formazione veneta. 3:30 al termine della partita. Benetti, canaglia, Benetti, Maria Perez con un seguito dell'1-2 con Pinto che parte centralmente, passa Pinto! Canaglia, 4-2 delle Lupe a 3:24 dalla fine della partita. Super ripartenza delle Lupe, 4-2. Portiere di movimento della Lazio. Pomposelli. Ana Alves. Catrambone. Agnello dentro per Maione che arriva leggermente in ritardo. Rimessa laterale in favore della Lazio. In campo anche Agnello come portiere di movimento. Ana Alves. Maione, Agnello, Maione, Pomposelli, Ana Alves, Catrambone, Ana Alves, Pomposelli, Maione, Pomposelli calcia alle stelle. Rebbe sparacchia in avanti regalando palla alla Lazio. Dopo il gol del 4-2 diventa difficile per la Lazio rimontare questo incontro. Brave e caparbi le Lupe che hanno trovato la rete del 4-2 nel momento decisivo della partita. Pomposelli,
Analves, Cadrambone ancora per Analves, pensa per un attimo al tiro, poi va da Maglione, Pomposelli, Analves, Cadrambone, Analves, fa possesso palla la Lazio ma deve trovare un gol in maniera molto rapida. Analves, Cadrambone, imprecisa anche la Lazio. A 135 secondi dalla fine della partita, sotto 4-2 con le Lupe che vincono in casa al Pala Gems, in casa della Lazio. Analves, Pomposelli, Analves, ancora Pomposelli, Maglione, Suola, Agnello, dentro, Rebbe fa buona guardia. Ancora Agnello, ora Maglione. Mamma mia che rischio questo pallone orizzontale per Analves, per poco Perez non intercetta e va in porta. 1.56, ultimi due minuti di partita già superati. Analves, Pomposelli, punta centralmente Maria Perez, Suola all'indietro, Analves conclude sulla schiena di Canaglia, poi Pomposelli, Maglione, recupera palla la Lazio, un minuto e mezzo alla fine, deve cercare una conclusione veloce la Lazio, dentro per Cadrambone, fa uscire da Pomposelli, si appoggia ad Analves, ancora Pomposelli, Maglione, Analves, calcia, forse con una mano Benetti, non secondo l'arbitro, ma rimessa al fondo per la Lazio. No, secondo l'arbitro non è rimessa al fondo, ma c'è stato il tocco di Pomposelli. Rebbe dietro da Salinetti, controllo del portiere delle Lupe, lancia in avanti per Rebbe che va col tacco, liscia il pallone, Agnello rimette in gioco, Pomposelli per Maglione, anticipata da Maria Perez, poi passa, Rebbe la rimonta, recupera palla, Maria Perez e Rebbe, Maria Perez, le finte, Rebbe, Pomposelli, scivolata, calcio di rigore per le Lupe, per l'intervento di Pomposelli che viene anche ammonita. Rigore dunque per le Lupe, con Rebbe sul punto di battuta, Rebbe contro Vecchione. Vediamo se andrà di potenza o di precisione la giocatrice spagnola, il quale angolo battezzerà il numero 23 della Lazio, Angela Vecchione. Le due si conoscono molto bene. Parte Rebbe, la conclusione, palla sotto la traversa, 5-2, chiude la partita la squadra veneta. A 53 secondi dalla fine. Lazio che insiste fino alla fine col portiere di movimento. Analves, Pomposelli, si fa vedere Maglione, ecco la servita, 40 secondi alla fine dell'incontro. Analves, Maglione, Agnello. Continua a ruotare la Lazio, Maglione, Pomposelli, Analves, cerca in angolo la compagna, non la trova, Canaglia va a concludere, la palla sfila sul fondo a 20 secondi dalla fine della partita. Benetti recupera palla, la porta è vuota, non passa su Analves, la rimessa laterale in favore della Lazio negli ultimi 20 secondi di una partita che ormai ha visto le Lupe espugnare il Pala Gems, più cinica sicuramente la formazione di mister Mario Lovo. Nel frattempo c'è un altro pallone in campo, probabilmente fatto cadere lì da un bambino. Salinetti, Benetti, resta in pressione la Lazio, Analves recupera palla al mio dell'area, cade a terra, tutto regolare, parte Benetti, poi un contrasto, 3 secondi alla fine, rimessa laterale, ultimi 2 secondi del match. Si attende ormai solamente la sirena,
qui a Via del Baiardo. Sirena che suona in questo momento, le Lupe vincono 5-2 in casa della Lazio e conquistano così i primi 3 punti del Gold Round alla prima giornata di questa nuova fase della Serie Elite. Da parte di Matteo Santi un ringraziamento e a risentirci con la prossima diretta streaming. Un ringraziamento particolare a Calcio a 5 Live per aver permesso la diretta di questa partita.